Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questo episodio siamo qui per mostrarvi il primo giorno di lavoro della nostra serra. E quest'oggi, prima di iniziare con la puntata vera e propria e con l'inseminazione del terreno, vi spiego velocemente a cosa verrà descritta la funzionalità del nostro nuovo Arduino che abbiamo installato. In realtà questa è un'estensione da inserire insieme alla prima versione che avevamo creato un anno fa circa, e appunto questa si dedicherà più nell'ambito statistiche, quindi andrà a catturare informazioni ad esempio dell'umidità del terreno, l'umidità esterna, la temperatura e cose così, e ce la proietterà tutta attraverso un computer e poi anche in remoto, che poi è stato anche il progetto che ho creato appunto appositamente per voi del progetto Serra, comandabile direttamente in diretta e che si può visionare 24 ore su 24 attraverso il vostro computer. E appunto iniziamo subito dopo la sigla. Allora, come vedete la serra è molto semplice, come vi ho mostrato nei precedenti episodi, un secondo in anticipazione, un secondo velocemente, è divisa in due settori, in due ceste che sono alte 1-2 cm a testa, in quanto il prezzemolo e la lattuga cresce in neanche mezzo centimetro, quanto c'è scritto dietro. Andremo a piantarle, l'acqua la daremo noi manualmente. Mi hanno detto che in pratica le ventole, come la luce che avevo installato l'anno scorso, sono completamente inutili, in quanto è meglio sempre per una serra areggiare senza ventilatori o comunque qualcosa di funzionale in maniera artificiale, ma tutto deve essere in modo naturale. E quindi prepariamo a sto punto il terreno. Allora, adesso creiamo tre file, che faremo probabilmente una. Non devo andare troppo in basso, anche perché purtroppo non è che ce ne sia infinito di terreno. Poi due. Ok, prendiamo il nostro prezzemolo comune, che tra parentesi c'è scritto mezzo centimetro, quindi in teoria dovrebbe andar bene. Apriamolo. Vediamo cosa c'è. Ah, ok, ci sono una busta tipo quelle dei Psyche Bon, in pratica. Intanto mi si è spenta l'altra telecamera, batteria scarica, perfetto. Ci hanno consigliato anche di fare questa cosa, quindi noi la facciamo. Ok, a posto. Quindi, i semi li abbiamo buttati. Ora muoviamo tutto il terreno. Ok, il primo è fatto. Ora, nello stesso modo, facciamo anche il secondo, che è il nostro gentiglia bionda dal taglio, lattuga, insomma. Potevano scrivere lattuga, ma devono fare sempre le cose più complicate. Che poi non so perché sto scavando, se poi devo rimuovere tutto, però vabbè, dettagli. Ok. Ed ora mi sono costruito pure sto coso per innaffiare. Essendo che l'acqua diretta non va bene, cioè ammazzo tutti i... subito. Oh, ecco qua. Ok. Come vedete ora il nostro orto è completamente pronto ed è pronto anche il nostro Arduino a raccogliere i dati durante la crescita, soprattutto temperatura e roba così. Niente, per il primo episodio è tutto, vi aggiorneremo nelle prossime puntate dove vi mostrerò magari l'andamento, quindi magari l'insalata che esce e tutto. Tanto vedo che qua i primi germogli già escono, cioè è già velocissima sta roba. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Sto scherzando, so che non è un germoglio ma è un pezzo di erba che è finito dentro per caso, prima che scrivete ma è impossibile che siano già cresciute così in poco tempo, meno che sia radioattive con tutta la roba elettronica che gli ho messo, ma vabbè, dettagli. Alla prossima puntata.